Ecco che stiamo lasciando Makongai e diretti a Vanuatu, in particolar modo a Sabu Sabu, e dovremmo avere un 15-16 nodi di est-sud-est, dovremmo avere un traverso prima e poi un traverso lasco appena ci lasciamo a sinistra, penso un reef, giusto? Esatto. E niente, adesso procederemo, quest'isoletta veramente tanto bella. E con gli amici di Vendetta. Chiedilo se sanno cosa vuol dire. No, perché allora io credo che ci sia proprio un lost in translation qua, perché vendetta, cioè revenge in inglese, ha anche un significato di rivincita. Invece la traduzione di revenge, pura vendetta, è una parola molto forte, molto in italiano, molto forte. Ecco, adesso faremo un passaggio un po' stracciaculo, ma noi ne abbiamo fatto diversi di questi passaggi stracciaculo. Però sia Obi-Wan che Diego del Match Troy l'hanno fatto, perché non farlo noi? Esatto, più o meno peschiamo tutti uguale, quindi adesso CPT sta seguendo le tracce, poi io andrò a Pru a fare la vedetta lombarda e mo vediamo, a dopo. Ok, siamo usciti dalla pass di Makongai e siamo in direzione di un altro piccolissimo reef. Davanti si vede già l'isoletta minuscola di quel reef. Se lo lasceremo alla nostra sinistra, poi poggiamo leggermente e andiamo. Abbiamo aperto solo il Genoa pensando che ci fosse abbastanza vento, in realtà mi sa che tireremo su Aranda anche fra poco. Adesso vediamo appena scapoliamo bene l'isola. Stiamo comunque facendo 5 nodi e mezzo. Ne abbiamo, non dovrebbe esserci problemi, insomma. E così è anche molto rilassante. Siamo ormai a circa 15 miglia dal capo, quindi 20 miglia da Savu Savu. Il vento è scomparso, sono 7-8 nodi. Abbiamo sempre il Genoa aperto e abbiamo acceso un pochino di motore per accompagnare. E che si balla la rumba, perché quando va via il vento c'è il mare. Ale poco fa diceva, ripeti? Non è possibile ripeterlo. Perché sennò può mettermi tip. Effettivamente era un po' forte come esclamazione. No, c'è il mare che non è giustificato da no, tempo. Infatti. Mare... vabbè, perché prima c'era, siamo arrivati anche a 15 nodi di vento. Vabbè. E si viaggiava bene, facciamo 6 nodi e mezzo, 7. Adesso facciamo 6 e mezzo col motore però. L'aiuto del motore, perché c'è, vedete, ancora calando il vento, 7 nodi. E vabbè, dai, io ho il maglioncino, come vedete, che è tipico tropicale. Fa freschino, ragazzi, cioè il tempo non è proprio dei più caldi. Poi adesso vabbè, si sta un po' meglio perché il vento è sceso, ma prima con 14-15 nodi faceva freschino. Ale invece è un po' a sinistra al sole, quindi si è mantenuta la maglietta. Vabbè, che dire, ragazzi, ecco, ma come si balla la rumba. Ole! Mi sembra che mi viene mal di mare a vedere il video, secondo me. Pazienza. Andiamo con 1400 giri di motore, un po' di vela e facciamo 6-7, 6-6, 6-5. Vabbè, adesso in porto abbiamo un po' di lavoretti da fare. Ieri non abbiamo ripreso perché i bestemmioni si sono sprecati, si fa per dire, noi non bestemmiamo, ma le parolacce volavano, perché abbiamo una piccola perdita dal dissalatore e provavamo acqua vicino al motore, alla fine arrivava dal dissalatore e sembra fosse un manicotto in uscita dal vessel, da dove il vessel è quel grosso aggeggio che contiene la membrana, e circa lungo 1,20 m o 1,30 m, e c'è un sono dei connettori ovviamente di acciaio inox che escono, e uno di questi aveva una piccola perdita. Allora, abbiamo smontato, pulito, rimesso il sigillante, e ovviamente non potevo provare perché il sigillante deve seccare prima di provare, e quindi adesso appena riparati un pochino dalla penisola di Savu Savu, che il vento morirà, diamo regime di motore a motore da dissalatore e vediamo se perde ancora. Non dovrebbe, siamo positivi.
E dicevo, ci sono un po' di lavori da fare in barca nei prossimi giorni. C'è il Plotter Remarine, che ormai quest'alone qui è spento perché praticamente non si vede più niente. Intanto che si accende, vedete che già non si vede più nulla. E poi così cambiamo anche questo, che ha lo stesso identico problema. Insomma, abbiamo un pochino di cose da fare. Poi ci sarà da fare la spesa e aspettiamo probabilmente Matilda, che è un... Matilde o Matilda? Matilda! Aspettiamo Matilda, avevo detto giusto, che è una barca di amici neozelandesi che arrivano dalla Nuova Zelanda, sono partiti ieri sabato, perché arrivano... Perché arrivano con la nostra antenna Starlink! Starlink! Così ci potrete seguire anche quando non avremo segnale. Vedete il plotter? Come si vede bene? Questo è stato il fanno. Peccato, perché sto Raymarine ha 15 anni e questo è stato il caldo. Si è proprio spaccato l'LCD, come ci sono le crepe. Vabbè, pazienza. Il caldo della buca ha fatto dei danni. Caldo, sì, il caldo alle Figi ha fatto dei danni pazzeschi durante l'estate. Va bene ragazzi, ho parlato fin troppo. A dopo. Strangers in the night. Ma va fan zoom. Ci stiamo avvicinando a Savu Savu, effettivamente come dice Ale sembra di essere nel canale, nel fiume quello di Whangarei. Cioè, mica siamo ai tropici qua. Barche alle boe sulla destra e sulla sinistra e c'è il canale in mezzo. Eccoci a Naui Island Marina, a Savu Savu, marina nuovissimo, bellissimo. E ci hanno accolto in 5 persone. Lì c'è il bar, il ristorante col Marina Office. È veramente un posto fighissimo, ragazzi. Devo dire, è nuovo. Devo dire che è veramente bello. Guardate che spettacolare, che posto fantastico. Molto bello. Navigazione è stata un po' così cos'ha, perché c'era poco vento, molto variabile, rafficato, mare fastidioso, incrociato, ribollente. Siamo qui e adesso aspetteremo, metteremo a posto un pochino la barca e aspetteremo i nostri amici che arrivano col nostro Starlink e poi ce ne andremo alle Lao. Vabbè, prima delle Lao c'è tanta roba da vedere ancora. Comunque è molto bello.
Dock Master, Harbor Master di là. Voilà. Yeah, ok. Thank you. Sto andando a farmi la doccia e in questo marina ci sono dei bagni scioccanti. Questa è già l'entrata, molto bella. Allora, da questa parte ci sono bagni normali. Vedete, è bello, vero? Col suo giardinetto. Gli altri, 1, 2, 3, sono pazzeschi. Faccio vedere questo. Wow, eh? E di qua la doccia. Io di qua non mi muovo più, l'ho detto ad Ale. Prima o poi doveva succedere che il plotter si rompeva, e infatti l'avevo comprato tanti anni fa. Questo è quello parzialmente nuovo. Esatto. Questo è il nostro. Adesso devo togliere. Abbiamo tolto il vecchio plotter e adesso pulizia. Pulizia, perché qua dentro c'erano i topi. Nel senso, non è che c'erano i topi, però di solito non si può pulire dentro qua. Ecco. Prima questo, non ingarbugliarli se vuoi. Io dov'è la linguetta? Di qua così riesco? Questo è il traghettino, questo è il traghettino. Lui è Wise, che avete già conosciuto. Paolo, vecchia conoscenza.
You have to talk. You have to talk in Italian. You have to talk in Italian. Ciao. Stasera andiamo fuori a mangiare in città. Thank you. Thank you. Oh, c'è il barber shop, vado qua. Adesso andiamo a fare un po' di spesa del fresco. Come vedete il tempo non è dei massimo, ma vabbè, pazienza. È un late. Approfittiamo di fare le cose che dobbiamo fare. Speriamo non ci venga il diluvio universale in questo momento, sì. Adesso stiamo aspettando il ferry che arrivi. Ecco il nostro ferry. Ula! Vai! Ancora tutto in costruzione, stanno ancora finendo. Però un bel posto, bel marina qua. Stiamo facendo un giro per questa ridente cittadina per vedere un po' che negozi ci sono. Sì, ridente cittadina ovviamente Savu Savu. Io devo prendere il bagno scuro. Andiamo. Veramente bello il market qua, è sempre un piacere. Ciao CPT. Ci siamo presi il Covid in maniera inspiegabile. Intanto c'è la teiera che va, vado a spegnere la teiera. Dicevo che ci siamo presi il Covid in maniera inspiegabile, non riusciamo a capire dove il CPT si è contagiato e poi ha contagiato me, perché abbiamo fatto vita da eremiti a Nananu e siamo probabilmente l'abbiamo preso a Makongai. È l'unica cosa che è l'unico posto dove siamo stati in contatto con una persona per più di 10 minuti, che era il boss dell'impianto di ripopolamento. Perché qua a Savu Savu, onestamente, cioè, siamo stati lontani da tutti, è vero, siamo entrati nei supermercati, siamo entrati, però non lo sappiamo. E poi l'ha preso il CPT, io no, io l'ho preso dal CPT. Ormai siamo sulla via della guarigione, giusto CPT? Sì. Vuoi dire qualcosa, CPT? Che palle! CPT è un po' nervoso oggi. Non sto dormendo. Cioè, non sappiamo proprio, ragazzi, non sappiamo, ma d'altronde... Questo c'è. Questo è il mio. Ha avuto anche la febbre, quindi... Poi vediamo il CPT. Lascia. Thank you.
questa è un'altra storia e ve lo raccontiamo nel prossimo episodio.